chiostro. Io colgo l'occasione per ringraziare le amministrazioni che ci sostengono, alcuni assessori, e veramente un grazie di cuore, perché c'è stata una grande possibilità sempre di Monte Barcione verso gli eventi culturali, e questo ci fa molto piacere, perché non c'è crescita senza un investimento della cultura. Quindi vi ringrazio a nome, diciamo, dell'associazione, a nome del pubblico, che ha così l'occasione di poter godere di questi momenti, non solo di, diciamo, di pubblici, ma anche di grande sensibilità e di grande umanità. Il programma di questa sera è molto interessante, ci sarà qualche piccola variazione che poi stesso i musicisti annunceranno, però è proprio una formazione molto particolare, sia, diciamo, proprio come composizione, perché è costituita da un clarinettista, da un fisarmonicista e da un violoncellista, sia perché poi i musicisti che compongono questo trio sono dei musicisti di fama internazionale. Abbiamo al violoncello l'onore di avere un professore dell'orchestra del Teatro San Carlo, che poi è un Irpino Doc, Maria Silvano Fusco. Il clarinettista, ho l'onore, insomma, di presentarvi, è un mio carissimo amico che si è fatto strada in quel mondo, il clarinettista all'Accademia, e poi un giovane fisarmonicista che però, nonostante diciamo la sua età, già ha avuto dei grandi riconoscimenti. Io, ecco, non mi dilungo oltre, perché poi saranno loro a spiegarvi, e poi io ritengo che la musica debba essere ascoltata, non più altro. Quindi una cosa, lasciamo la parola alla musica, e però voglio darvi una comunicazione. Ci sarà il prossimo appuntamento, il 29, è in programma a San Polito, e poi ci sarà uno special event che non è inserito in questa brochure, che si terrà il 31 luglio al Castello del Vino di Rottaminarda. Quindi poi vi farò avere comunque una comunicazione tramite mail, insomma. Ringrazio ancora l'amministrazione, il sindaco, che purtroppo stasera mi ha detto non è presente perché non è a Monte Barcione, però io la ringrazio di cuore, perché ci ha sempre sostenuto, quindi veramente un ringraziamento particolare al sindaco di questa sera. Vi ringrazio.